Ciao a tutti ragazzi, come va? Ancora una volta Master J è qui con voi. Allora, oggi per fare un piccolo unboxing di questo mio nuovo acquisto Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Questo è un nuovo capitolo della serie di Naruto, di cui ho giocato anche i primi due capitoli e mi sono veramente tanto piaciuti. Allora, io vi dico già che non sono grandissimo fan della serie, ossia dell'anime. Ho guardato qualche episodio qua e là, però diciamo che non ho mai seguito l'anime per intero. Per contro, il gioco che è uscito su console mi piace molto, e mi è piaciuto molto, perlomeno i primi due capitoli mi sono veramente molto piaciuti. Così ho deciso di prendere anche il terzo, dal momento che di questo gioco ogni capitolo è diverso da un altro, non ad esempio come Dragon Ball, di cui alla fin fine tutti i giochi Dragon Ball usciti dalla Bandai sono alla fine sempre la stessa minestra riscaldata, cambiando un po' qualcosina, però alla fine è sempre quello. Invece Naruto, ho notato che pur non seguendo io l'anime, giocando i videogiochi su console, riesco comunque a capire come va la storia, perché ho notato che è un gioco veramente ben fatto e molto fedele al manga, insomma. Quindi piano piano anche ho imparato a conoscere la storia di Naruto. Ad ogni modo, ho comprato Ninja Storm 3, questo qui, e niente, andiamo a fare un piccolo unboxing. Non è una Collector's Edition, ma semplicemente l'edizione base. L'edizione base sarebbe la Day One Edition, che dovrebbe contenere il costume. Vediamo se riesco a inquadrarlo. Ok, dovrebbe contenere il costume di Goku che può indossare Naruto. Sicuramente c'è il foglio con il DLC da riscattare. Oggi siamo al 12 di marzo, il gioco l'ho comprato l'8 di marzo, praticamente il giorno dopo il lancio. Non l'ho lasciato boxato ancora, perché chiaramente stavo finendo di giocare a Tomb Raider, che ho finito proprio oggi e di cui sto terminando di caricare il gameplay. Quindi aspettatevi i video finali di Tomb Raider con il finale del gioco, finalmente, perlomeno il mio finale, perché poi sicuramente ci saranno dei gameplay già completati. Allora, andiamo a vedere un pochino il contenuto di questa confezione. Leviamo la carta. Parità. Andiamo a aprire la confezione. Questa è la semplicissima confezione. Allora, ok, qui abbiamo chiaramente il CD di gioco, una carta che non so cosa serva, magari fanno le carte collezionabili ok, praticamente non è il DLC, ma semplicemente la carta collezionabile di Naruto. Sicuramente fanno DLC costume di Goku e carta da collezione. Sì, infatti c'è la carta da collezione, di cui io non ho le altre, quindi non me ne faccio niente, neanche se proprio ci fosse una carta da collezione. Il manualetto molto ridotto all'osso, vabbè, alla fine il gioco come comandi non è difficilissimo. Oppala, il DLC, di cui voglio evitarvi di vedere il codice, perché io i DLC non li riscatto quasi mai, non ne frega niente. Però il costume di Goku lo voglio, eccolo qua. Ok, scarica il costume di Goku, visita narutostorm3.com, inserisci il seguente codice per ottenere, scaricare il costume di Goku. Va benissimo, ci piace. Quindi a questo punto possiamo anche chiudere il box. Questo era il mio nuovo acquisto dopo Tomb Raider. Allora, niente, di questo gioco non farò il gameplay completo, perché sicuramente è lungo, ma farò giustamente un piccolo gameplay che non sarà neanche commentato da me. Diciamo che riprenderò i primi minuti di gioco fino perlomeno al primo combattimento. Adesso vediamo quanto sarà lunga questa registrazione. Se mi sarà possibile, quando completerò il gioco, magari farò un video per dare le mie opinioni generali su questo gioco. Per ora ragazzi vi saluto, aspettate il gameplay di questo gioco e alla prossima, mi raccomando, seguitemi.